Ben ritrovati. Ottima performance di tutto il gruppo nell'ultima di campionato. Proprio Samuel è stato l'autore del gol decisivo. Quarto centro in campionato per il centrocampista. Vediamo se i ragazzi di Mr. Fanti riusciranno a trovare continuità. Scopriamolo. Ok ragazzi, siamo qua con l'allenatore dei portieri dell'MSP. Mori, come hai visto la partita contro il Cavezzo? Partita durissima, me la sono vista tutta all'inizio perché il primo tempo praticamente è stata dominata dagli avversari e siamo andati in svantaggio. Poi fortunatamente nel secondo tempo la squadra ha reagito, abbiamo portato a casa il pareggio e poteva essere anche qualcosa in più. Comunque l'importante era non perderla per tenerli dietro, che sarà poi il tema di tutte le prossime partite, perché andremo a incontrare squadre che sono dietro di noi in classifica, per cui l'importante è mantenere dietro, se proprio non si riesce a vincere pareggiando, mantenendo il punto. I ragazzi sono qua che si stanno allenando per la prossima trasferta di domenica contro il Fossolo. Sono 5 partite, 5 finalissime, 5 partite determinanti. Tanto è fare risultato e ci credo. Forza MSP. Ciao ragazzi, tutti bene? Bene. Chiaro, contro una squadra che è in difficoltà per infortuni, per squalifiche, per risultati che non vengono, e quindi in queste situazioni i casi sono due: o reagiscono di brutto oppure vengono affossati di brutto. E secondo me, per il campionato che dobbiamo fare noi, dobbiamo fare una prestazione per provare ad affossarli, nel senso, non dobbiamo avere nessun timore. Giochiamo fuori casa, e quando noi giochiamo fuori casa solitamente abbiamo un'altra mentalità che quando giochiamo in casa. Oggi dobbiamo andare in campo vogliosi, determinati, senza paura, e attaccare gli altri, aggredire gli altri. Se noi siamo in campo messi bene e aggressivi, vediamo come si comportano loro. Nel contempo dobbiamo stare molto attenti ai loro giocatori più rappresentativi, quelli che gli possono far fare il cambio di qualità. E se oggi si fa molto bene, fate un salto ragazzi, grande come una casa, se oggi si fa molto bene. Ricordatevi sempre però, e ve lo dico, che se non si riesce a fare molto bene, non si deve fare molto male. Perché noi siamo in una condizione che possiamo ancora gestircela la nostra classifica. Ancora, il primo obiettivo è fare molto bene. E per farlo bisogna entrare subito in campo determinati e vedere come ci butta la partita. Chiaro? Dallo stadio Felsina di Bologna, buon pomeriggio dai Matocci, è il giorno di Fossolo 76 contro MSP. È la 26esima giornata di campionato, il Fossolo in cerca disperata di punti perché è terzultima. Mentre l'MSP a metà classifica, un po' più tranquillo, il tifo c'è, è presente. Giornata
abbastanza ventosa. Si può partire, l'arbitro è il signor Ruggeri, che dà il fischio in questo momento. Si parte, solito pallone per Samuel all'indietro. Ritorna Bartolini, titolare con la numero 9, il bomber dell'MSP. Prova ad uscire palla al piede, lo fa molto bene l'MSP, poi fermato però il contropiede con Colace. Allora prova a girarsi, attenzione, Santaniello al limite dell'area, parte la conclusione, Samuel lo ferma due volte. Samuel, il pallone d'oro, il pallone d'oro di YouTube. Poi con il pallonetto, lo scavetto dentro l'area di rigore da parte di Galeotti, possibilità. Pallone dentro, ci deve mettere una mano Ferrone. Calcio d'angolo, battuta ad uscire, ancora Ferrone coi pugni. Poi la palla che viene recuperata al limite da parte del Fossolo. Tiro a giro, rimessa laterale profonda. In qualche modo il colpo di testa di Traina. Poi la palla che rimane lì. E poi Galeotti, facile, una telefonata per Ferrone. L'MSP prova a riaffacciarsi, attenzione, limite dell'area di rigore, il cross respinto, poi batte e ribatte, attenzione, rimane lì e c'è un calcio di punizione, bravo Marco a guadagnarselo, Ruggeri non ha dubbi. Aspetta il fischio, parte dal monte con il suo mancino. Non è andato così distante il sinistro di Dalmonte. Apertura a memoria sulla sinistra però per Siracusa, il portiere del Fossolo che va a recuperare il pallone all'esterno della sua rete. Poi attenzione, sembrerebbe dentro. Giocata rischiosa del numero 1, andiamo a rivederlo. Eh no, la toccata nettamente fuori sulla pressione di Marco. Prova a scassare sulla fascia Ferraco, che viene messo giù prepotentemente da parte di Figlio Meni, che si va a prendere anche il cartellino giallo. Ancora Dalmonte, sempre con il suo mancino educatissimo, pallone sul secondo palo. Quei pugni, Siracusa, si rimane lì, in zona d'attacco. Pier Domenico. Pallone dentro l'area di rigore, poi la spizzata che riesce però a servire involontariamente il sinistro da parte di Santaniello. Samuel, dalla bandierina, traiettoria ad uscire sul secondo palo, il colpo di testa. Finisce 0-0 il primo tempo tra Fossolo ed MSP Calcio. È finito il primo tempo, l'MSP sì, che non era partito benissimo ma sta andando in crescendo sempre di più. Io prevedo un secondo tempo con una vittoria, con almeno uno o due gol, perché il Fossolo si è un attimo spento e secondo me non si riprenderà. Io la penso uguale, secondo me oggi è la giornata dell'MSP perché si è ripreso, quindi secondo me vincerà. Perché poi all'andata, essendo finita 3-1 per il Fossolo, qua non possono assolutamente sbagliare, perché se appunto dovessero vincere vanno a più 6 dal Fossolo, invece se dovessero perdere il Fossolo li raggiunge. Quindi speriamo in un bel secondo tempo, perché uno 0-0 sarebbe un peccato. Andiamo. Il cross sul secondo palo rimane lì e poi l'allontana Galeotti. Cost to cost, fermato da Samuel, molto bene Samuel lì davanti alla difesa, una vera e propria diga. Traina, mette in mezzo il pallone, prova a girarsi il bomber Bartolini. Martini, parte il cross, basso, colpo di tacco, Ferrone deve metterlo in angolo, colpo di tacco di Galeotti, che ha provato a sorprendere l'estremo difensore dell'MSP. Pronto, andiamo anche a rivedere. Parte il cross dentro l'area piccola, batti e ribatti, che per poco non sorprendeva. Vediamo ancora tanto Fossolo in questa partita, prova ad andarsene con il numero, molto bene Santaniello, attenzione dentro l'area di rigore, rientra poi il destro, lo chiudono in due, Dalmonte allontana. Rimessa laterale sulla propria verticale, batti e ribatti, attenzione il pallone che rimane lì al centro del campo, lo sistema però Marco, lo gestisce Samuel, poi Traina, grande giocata, prova ad accendersi l'MSP, attenzione, cross di Traina per Bartolini dentro l'area di rigore che si appoggia, anzi era Colace con il numero 10, pallone dentro l'area di rigore, Bartolini di testa, torna il bomber, ma la bandierina alzata, annullato, andiamo a rivedere, in effetti Bartolini è oltre con la figura. Attenzione, il cross sul secondo palo, la schiaccia di testa Crisci. Calcio d'angolo battuto rapido e corto, allora al limite dell'area mette un cross in mezzo, Ferrone alla Superman ad allontanare, poi riparte l'MSP. Samuel,
ancora il pallone per Popolo, che pensa al tiro, rientra sulla sua destra. Popolo parte la conclusione in questo momento, e poi Bartolini mette dentro con il tapin all'82esimo, un gol importantissimo per l'MSP, grandissima giocata di Popolo. E poi Bartolini sulla respinta corta di Siracusa mette dentro l'1-0. Grande gol da Rapace per il Bomber, che va ad esultare sotto la curva. Messa laterale, molto probabilmente dentro l'area, ed è così. Poi viene allontanato in qualche modo dal Fossolo. Samuel prova ad anticipare, attenzione Samuel, letteralmente insuperabile, e fa anche ammonire l'avversario, in questo caso Santaniello. Rimane a terra, però si rialza. Numero 6 riceve Popolo, oggi il numero 15 è entrato, ha cambiato la partita. Prova a fare un'altra azione delle sue, prova ad andare avanti il Fossolo, ma c'è lì davanti alla difesa Samuel. Partitazzo là davanti alla difesa, e allora traina, vede dall'altra parte Popolo, possibilità dentro l'area di rigore, carica a sinistro, si ferma, poi col destro sul primo palo. Mamma mia Popolo, che gol, che giocatore, è entrato dalla panchina, ha cambiato la partita, fa 2-0 al 90esimo. Nulla da fare né per Pier Domenico né per Siracusa, festeggiano sugli spalti i tifosi dell'MSP. Parte il cross dentro l'area di rigore, colpo di tacco ancora a rimetterla in gioco, poi viene allontanata però dalla difesa, addirittura Siracusa deve giocare il pallone fuori dalla sua area, ma Ruggeri dice che basta così. Fossolo 0, MSP Calcio 2. Va avanti il campionato per l'MSP, il Fossolo sempre più in zona retrocessione. Ragazzi, altra ennesima partita andata, grandissima vittoria nostra, meritata, devo dire, perché inizialmente ce la siamo un po' giocata, fine primo tempo 0-0, partita molto combattuta, hanno avuto delle occasioni abbastanza importanti loro, ma anche noi. Io stavo quasi per fare un gol di testa, solo che me l'ha tolto il nostro attaccante e sarebbe stato un altro gol. Importantissimo per noi perché si muove la classifica, 3 punti fondamentali che ci servivano per arrivare al nostro obiettivo. Io ho giocato una buona prestazione, ho giocato abbastanza bene, potevo fare molto di più, posso fare molto di più, e quindi nelle prossime partite cercherò di fare almeno gol, oppure cercare di dare una mano un pochino più completa alla squadra, come già sto facendo. E niente, siamo tutti lì attaccate, nella prossima partita, ovvero nel prossimo episodio, sarà lo scontro noi di nuovo contro l'ex Luca Gogliormella, colui che l'anno scorso ci ha portato in promozione. Giocheremo di nuovo contro in casa nostra dell'MSP, quindi sarà un bellissimo scontro perché loro oggi hanno vinto, il Bomber è in forma perché sta segnando tanto. Detto questo, Omar, come mi stai? Tutto bene, è andata bene, va bene, soprattutto sull'ultimo, occasione chiare. Come vedi questo MSP? Riusciremo a arrivare al nostro obiettivo? Se lavorate di squadra, sì. Se si lavora di squadra, tutto ci si arriva. Importante è sempre lavorare di squadra e di gruppo. Come sempre, ragazzi, ringrazio i miei sostenitori che vengono in ogni dove. MSP. Allora, preferirei un po' di riso col pollo, però vabbè, dai, mi accontento con le aree. Va bene così. Grandissima vittoria contro l'ex squadra di Pierino. Forza MSP! Io non ho esultato ai gol perché è la mia squadra, quindi sono stato contento, ma non ho esultato. Detto questo, ragazzi, un altro grandissimo episodio è andato. Ci vediamo prossima settimana con un episodio sul canale. Mi raccomando, like,
commento, ci vediamo al prossimo video. Dall'MSP è tutto. Bella, ragazzi!